abbastanza difficile scegliere il taglio dell'intervento, perché noi siamo nell'imminenza di un momento molto importante dal punto di vista normativo, cioè stiamo per riscrivere le regole. Scusate, è possibile parlare anche con gli insegnanti? Sì, dopodiché stiamo facendo questo esattamente da 6 mesi, adesso tocca a noi, poi volentieri dopo ci prendiamo un caffè. Qual è il punto centrale? Dall'altro... No, buoni, fermi lì. Allora, benissimo. Siamo... Appena lei ha finito, riniziamo noi. Qual è il punto centrale? No, ma... Se lei vuole adesso, io posso parlare. Se lei invece non ha desiderio di ascoltare... Non c'è ombra di dubbio, adesso. La scuola che cambia per cambiare l'Italia, il titolo della kermesse organizzata a Roma dal PD per presentare la nuova riforma della scuola. Il presidente Renzi, nel suo lungo intervento inizialmente contestato, non è entrato nei dettagli dei provvedimenti legislativi della buona scuola, rimandando tutto al prossimo 27 febbraio. Da Roma Gianluigi Dotti, coordinatore del centro studi della Gilda, che stamattina ha partecipato all'evento. Abbiamo partecipato alla kermesse del Partito Democratico di oggi a Roma e abbiamo sentito il discorso del Presidente del Consiglio, grande comunicatore. Adesso però aspettiamo, come Gilda degli insegnanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri il prossimo 27 febbraio, quando il Consiglio dei Ministri dovrà approvare il decreto sulle immissioni in ruolo sul disegno di legge delega. Le critiche ricevute in questi mesi al progetto La Buona Scuola sono state incassate sia dal Ministro che dal Presidente Renzi. In particolare sono stati costretti a rivedere la cancellazione degli scatti di anzianità, ma bisognerà attendere il testo del provvedimento. Oggi non abbiamo avuto nessuna novità particolare rispetto al decreto Buona Scuola. Abbiamo avuto invece l'ammissione da parte sia del Ministro che del Presidente del Consiglio che le critiche al primo progetto della Buona Scuola, le critiche che anche la Gilda degli Insegnanti ha manifestato in maniera molto vigorosa, hanno colto nel segno. Il Ministro e anche il Presidente del Consiglio hanno detto che annunceranno alcune variazioni rispetto al progetto della Buona Scuola. Per la Gilda rimangono dubbi sulla nuova proposta della valutazione carriera, perché non è per nulla chiaro quali saranno i criteri utilizzati per la valorizzazione della professione docente, né di chi valuterà i valutatori. La Gilda degli Insegnanti le riserva ad alcune altre indicazioni venute da questo incontro, quanto riguarda ad esempio la valutazione del merito e della carriera, perché non è ancora chiaro, non risulta per nulla chiaro neppure oggi, quali saranno i criteri utilizzati per valorizzare la professione docente, né chi giudicherà i valutatori. Proprio su questo crediamo che prima di tutto, prima di iniziare a parlare di merito e carriera, si debba pensare al rinnovo del contratto degli insegnanti che da diversi anni non vedono un aumento di stipendio. Quindi innanzitutto adeguare lo stipendio agli insegnanti per quanto riguarda la parte economica. Questi temi e altri, come il regolamento per le nuove classi di concorso, non possono essere risolti via email o con Twitter, ma richiedono un dialogo reale con i docenti e i sindacati che li rappresentano. In ogni caso, prima di ogni discorso sul merito, gli insegnanti si aspettano il rinnovo contrattuale. Se come sembra, nel Consiglio dei Ministri di venerdì si discuterà anche del regolamento delle nuove classi di concorso, dobbiamo lamentare il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali su questo argomento di grande importanza, fermo da 5 anni al Ministero, sul quale appunto le organizzazioni sindacali non sono state interessate. Anche l'idea di devolvere il 5 per mille alle singole scuole preoccupa la Gilda, perché si rischia di mettere le istituzioni scolastiche nelle mani di finanziatori privati. Quella di devolvere il 5 per mille alle singole scuole. Secondo noi questo rischierebbe di mettere le singole scuole nelle mani dei propri finanziatori privati. Meglio sarebbe invece, come da noi proposto più volte, defiscalizzare i contributi volontari delle famiglie, sui quali sempre di più ultimamente si regge il bilancio delle scuole.